avrete potuto notare dal susseguirsi molto veloce di video in questi giorni, questa settimana ci sono state tantissime uscite e il rischio è che grandi film come l'ultimo blockbuster della Marvel, Doctor Strange, o l'ultimo film con Ben Affleck, The Accountant, distraggano e distolgano l'attenzione da altre uscite importanti ma più autoriali e quindi purtroppo in settimane così affollate di nicchia. In questo caso stiamo parlando però di due registi belga che non sono assolutamente degli illustri sconosciuti, dato che hanno vinto 2 volte la Palma d'Oro a Cannes e quest'anno lì hanno presentato La fille inconnue, ovvero La ragazza senza nome, il nuovo film dei fratelli Dardenne con Adèle Haenel. Tenterò di essere molto breve perché questo video rischia di essere particolarmente lungo perché questo film è interessante sia per questioni meramente cinematografiche che per questioni purtroppo extra cinematografiche. Partiamo da quelle cinematografiche. Ritroviamo i due fratelli belga famosissimi per il loro cinema pulito, secco, fino a quasi a diventare essenziale, che sembra quasi neorealista, ma in realtà è studiatissimo e costruito fino al dettaglio. Stavolta però il faro non è completamente a fuoco sulla critica sociale, sui problemi dell'Europa di oggi, come per esempio in 2 giorni e 1 notte, che era stato acclamatissimo a Cannes e che aveva visto per protagonista un'altrettanto acclamata Marion Cotillard. No, stavolta il fuoco è comunque sulle tematiche care ai Dardenne, Jean-Pierre e Luc, e ricorrenti in tutti i loro film, però stavolta il duo di registi belga prova qualcosa di un po' diverso e tira fuori quello che di fondo è quasi un noir, un thriller, un qualcosa sul genere giallo. La storia è quella di Jenny, ovvero questa dottoressa che ha appena ricevuto un importante incarico all'interno di un'istituzione che pare privata, ma comunque blasonata, e negli ultimi giorni prima di ottenere questo impiego, sostituisce un medico della mutua, nel suo ambulatorio, una guardia medica, un qualcosa di simile. E mentre sta litigando, comunque discutendo animatamente con il giovane tirocinante un po' scorbutico che si ritrova ad affiancare, ecco che suonano al citofono dell'ambulatorio. E siccome l'orario delle visite è terminato da moltissimo, lei, un po' per dare conto al tirocinante che gli aveva detto vado ad aprire, gli dice: no, sono arrivati troppo tardi, non hanno rispettato il nostro orario di lavoro, lasciamoli stare. Il giorno dopo viene avvicinata da alcuni agenti di polizia e scopre che era veramente un'urgenza ed era collegata alla richiesta di aiuto di una ragazza che successivamente è stata trovata morta poco più in là, sulla riva del fiume. E da qui parte una crisi esistenziale senza precedenti per questa giovane ragazza e la morte di questa ragazza senza nome del titolo la perseguita fino a rivedere profondamente le proprie priorità. Il film si snoda attraverso il quieto ma persistente tentativo di questa giovane dottoressa di scoprire il nome di questa ragazzina, evidentemente di origine africana, che aveva chiesto suo aiuto e che per colpa di un guizzo del momento di fondo non l'ha ricevuto e lei con il suo momento di stizza di fondo è una delle cause della morte di questa ragazza, che non si capisce neppure se sia un omicidio o semplicemente un incidente. Incontrerà più o meno tutte le persone che insieme a lei hanno concorso alla morte di questa ragazza, fino a dare un affresco delle cause che sembrano minute, ma che messe tutte insieme hanno appunto causato questa fine tragica per questa ragazza. Devo dire che per me, che non amo particolarmente il cinema super sociale, socialista, che spesso è protagonista dei festival europei, questa è stata una boccata di aria fresca, anche perché, come dicevo prima, i Dardenne costruiscono i loro film veramente al millimetro e quindi questo thriller riesce a essere talvolta più angosciante e molto più sul filo della tensione, perché appunto è davvero realistico. Talvolta però, secondo alcuni, nella versione che vedete in questi giorni nelle sale, ci sono dei momenti di stacco, si rompe l'armonia della storia. Io non sono poi così d'accordo, però è opinione di molti. Il problema è che questo film è stato rimontato dopo il passaggio a Cannes e è orfano di 7 minuti. Solo chi ha visto la versione di Cannes potrebbe dirci cosa c'era e com'era diversa la versione originale. Cosa ha causato questo cambiamento? Premessa: succede molto spesso che i film che si vedono ai festival poi vengano
ultimati o cambiati, alterati, perché spesso gli artisti, i registi portano i film veramente appena usciti dalla sala di montaggio e preferiscono poi un po' ritoccarli, come per esempio è capitato per la Palma d'Oro dell'anno scorso di Ifan, che era stato presentato in una versione che era tenute insieme con lo Sputen, tra le povere. O come per esempio è successo anche quest'anno a Love Diaz, che ha chiesto a Venezia di poter essere in concorso, comunque Venezia l'ha piazzato nell'ultimo giorno perché non aveva ancora finito di montare il film quando è stata annunciata la lista di film che sarebbero stati in concorso. In questo caso però le male lingue, che sono sempre pettegole e malevole, però spesso raccontano il vero, dicono che i Dardenne abbiano rimontato tutto il film perché profondamente feriti e colpiti dalla marea di critiche che ha piovuto addosso a questo film. E qui passiamo alle questioni extra cinematografiche e anche un po' gossipare. Secondo me questa parziale bocciatura dei film dei Dardenne, sicuramente non l'accoglienza a braccia aperte che ha avuto per esempio il suo predecessore a Cannes, Due giorni e una notte, è dovuta al fatto che i Dardenne hanno tentato qualcosa di diverso e secondo me senza nemmeno sbagliare, in particolare la scelta di, al di là della indubbia bellezza di Adèle Haenel, cambia veramente il ritmo al film e secondo me come attrice e come performance è all'altezza, se non migliore, della stessa Marion Cotillard di Due giorni e una notte. E secondo me tutta una generazione di sessantottini o pre-68 si sono sentiti traditi da questo tentativo dei Dardenne di scrollarsi di dosso questa aura onnipresente di cinema sociale, rigore. A parte che il film è comunque rigorosissimo, può sembrare anche molto freddo se non si ama particolarmente questo tipo di cinema. Le critiche e la veemenza delle stesse è dovuta più a questa sensazione di tradimento, in cui io invece non mi sento partecipe, anzi trovo il film più vivace, più esplorativo, in un certo qual senso meno prevedibile dei precedenti. E poi un aspetto che a me è piaciuto moltissimo, ma che tendenzialmente mi trova sempre piuttosto solitaria in questo entusiasmo, è la tipologia di protagonista scelta. Io trovo che sia molto più semplice, un po' ruffiano, far funzionare un film ruotandolo tutto attorno a una figura femminile come quella della Cotillard in Due giorni e una notte, per una figura femminile comunque con enormi fragilità, una figura femminile che vorresti abbracciare, che ha bisogno di un sostegno, piuttosto che a un personaggio come quello protagonista di questo film, che io trovo invece sublime, innanzitutto perché esistono moltissime persone con questo tipo di carattere e sono quasi sempre sottorappresentate nel cinema, che preferisce i due estremi, no? Estremamente coccoloso e emotivo o freddo ai limiti del serial killer. Il personaggio di Jenny, invece, secondo me, riflette molto il cinema dei Dardenne come carattere. La cosa affascinante per me è il fatto che lo scopo umanitario della vita che vuole avere questo personaggio, il suo simpatetismo verso gli altri, la sua solidarietà, non si esprime tanto in parole o momenti strappalacrime, ma si esprime in gesti concreti e soprattutto la cosa più bella, trovo, l'estrema onestà con cui giudica gli altri e giudica se stessa. È la più severa esaminatrice di se stessa e lo fa in una maniera completa, assoluta, anche se la fa star male, senza alcun tipo di ipocrisia, tanto che a vedere questo film ci si sente quasi ipocriti. È una vita molto semplice, senza eroismi, e che tragicamente nel solo e unico momento di stizza ha compiuto un errore che non si potrà mai perdonare. E quindi io trovo che La fille inconnue sia un film davvero bello, un film molto forte che non ha bisogno di metterti in faccia la crisi economica, la mancanza di lavoro, lo squallore delle periferie, il degrado umano che le comunità di migranti vivono tutti i giorni in Belgio, ma in tutta Europa. È capace di suggerirtelo forse in maniera ancora più potente, soffusa con tutto quello che succede nella quotidianità e lo capisce dai piccoli gesti, dalle piccole cose, da un'anziana che non può pagare il suo medico e quindi le regala un panettone, un dolcetto. E questo è quanto avevo da dirvi sulla fille inconnue, la ragazza senza nome, e nei prossimi giorni mi prometto di recuperare due pellicole di Cannes che purtroppo, po' mea culpa, mea maxima culpa, peggio della protagonista di questo film, sono colpevole di aver trascurato. Soprattutto il vincitore della Palma d'Oro, perché secondo me prosegue questo discorso sulle aspettative e sul cinema un po' ruffiano. Ma ne parleremo la prossima volta. A presto!